Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ragazzi, prima di andare avanti mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Fate crescere il canale. Bene, detto questo, abbiamo raggiunto, diciamo così, fumata bianca, la famosa fumata bianca. Dopo vari nomi, varie peripezie, sono rimasti, diciamo così, erano in forze Pirlo e Aquilani, alla fine è stato preso Alberto Aquilani. Bene, io andiamo a vedere un attimo quello che è i trascorsi del nostro nuovo allenatore, che io comunque gli faccio i migliori auguri di un buon lavoro e un in bocca al lupo. Allora, Aquilani è nato come centrocampista, quindi Las Palmas, Sassuolo, Pescara, Fiorentina, Milan, Liverpool, Juventus, Roma, e poi ha toccato anche la Triestina. Questo è il palmarès del nostro nuovo mister. Poi ultimamente ha allenato l'anno 18, l'anno 19 della Fiorentina, e poi ha collaborato con la prima squadra. Questo è quanto. Quindi la nostra società ha scelto la freschezza, quindi un DS fresco, giovane, e poi deciso, determinato, e quindi poi anche un allenatore. Quest'anno la società ha deciso di fare questa scelta, cioè scegliere della freschezza. Ecco, Aquilani ha 39 anni, quindi la soglia dei 40, e è la prima esperienza, insomma, in Serie B, ma questo non vuol dire niente. Io credo che alla fine incida relativamente, ecco, perché poi ha fatto bene nel 18, nel 19, insomma, eccetera eccetera, quindi io credo che questo incida il giusto. Certo, una cosa è certa, e qual è? Che la società a questo punto deve dare un colpo d'acceleratore per quanto riguarda la squadra, sicuramente. Quindi non sono stati poi definiti i contratti di Marutan e Steves, quindi sono andati via, Hermans andrà via, poi ci sono altri giocatori che sono, secondo me, che Beruato, io credo che Sibilli, insomma, dobbiamo rivedere diciamo così il centrocampo un toto sicuro, due terzini, due ali, poi rientrerà Canestrelli, rientrerà Leverb, insomma ci sono dei rientri, e quindi ora la società si dovrà, diciamo così, mettere al pezzo e vedere cosa deve fare insieme a Aquilani e insieme al DS Kolarov, quello che dovranno, diciamo, fare per quanto riguarda gli acquisti dei giocatori, cessioni e via discorrendo. Quindi io credo che ci sarà il ritiro a rovetta, ma non credo che la squadra scenderà a rovetta nel piano, diciamo, delle potenzialità, non credo, perché i tempi sono ristretti. Cioè, da qui alla, diciamo così, a rovetta, quindi al ritiro, i tempi sono ristretti, non credo che... Quindi mano a mano adesso la società si dovrà mettere lì, e il nostro Aquilani predilige un 4-3-3, ma questo poi dobbiamo vedere cosa avrà in mano, e quindi poi decidere, diciamo, il modulo, poi lo decideranno, insomma, scorrendo. Ecco, poi insomma non è detto che uno dice ama il 4-3-3, sì, poi magari rimanga, può essere un 4-3-1-2 eccetera eccetera, ma andiamo là con i moduli, perché tanto era giusto per dare un imprinting, insomma, per dire cosa Aquilani di solito cosa predilige. Bene, io non mi allungo oltre, perché non giusto perché questo video fatto questo video per presentare ovviamente l'allenatore, che poi sarà ufficializzato dalla società, e niente, poi che dire più, ecco, questo. Speriamo che la società a questo punto si metta a lavoro nel più breve tempo possibile, perché noi abbiamo bisogno di puntellare il centrocampo e di avere un attacco decisivo, e io spero a doppia cifra quest'anno, e quindi di vedere anche un pochettino quelli che possono essere i terzini che possono dare una spinta.
insomma, le ali che possono dare una spinta, eccetera, eccetera. Insomma, c'è da rivedere un po' di cosette. Bene, detto questo, io per adesso è tutto, vi saluto. Ah, mi raccomando, commentate, perché io poi farò una live più là, vediamo come andranno le cose, gli acquisti, insomma, eccetera, eccetera, e poi faremo una live, ma anche sicuramente con Matteo. E niente, che dire più? Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!